Colazione, panino, caffè e ovviamente frullato. Il colore è brutto ma è buono. Ciao Scary! Cambiamo posticino, andiamo un po', va? Allora, ho fatto un salto da Decathlon, dovevo andare in due Decathlon nel caso in cui non trovassi, non avessi trovato, vabbè, quello che cercavo, solamente che come tempi non ce l'avrei fatta. Quindi sono andato al primo Decathlon, ma non ho trovato quello che mi serviva, ho comunque speso 80 euro così, perché ci stava. Ho comprato una pagaia di riserva che si divide in quattro, quindi piccolina, pesa 1,1 kg, quindi per 25 euro va benissimo, e altre cazzatine. No, non ho speso 80. Quanto ho speso? No, meno. Vabbè, non è importante. Due col kayak, maledetti, spettacolo. Sono andato da Decathlon perché... ah, non ho preso una cosa che mi serviva, ma so proprio un pirla. Vabbè, ci ripasso domani, tanto di passaggio. Sono andato da Decathlon perché devo assolutamente comprare la gonnellina che si mette addosso e serve per tappare il buco davanti. Quindi quando c'è mare mosso, acqua mossa, lago mosso, eccetera, eccetera, tutti gli schizzi, le onde non riempiono il kayak di acqua. Solamente che c'era solo una misura disponibile, SM, come l'altra volta. E le cose sono due: o faccio una dieta che non esiste, o se no devo cercare una misura più grande. Ho visto su internet che esistono su Amazon dei modelli che si possono adattare, non so se però vadano bene per il mio, non lo so. Il suo originale di Decathlon appunto non c'era e boh, vediamo. Adesso sto andando a cercare un posticino tranquillo, vediamo se fare un'uscita, se dormire in amaca, non lo so. Cherie, sei pronta? No, ho dimenticato l'orologio, ragazzi. Volevo fare la scena figa, invece niente. Sono in un parcheggio a 45 minuti da Stoccolma al sud, una zona veramente molto bella. Prima ho visto tipo quattro caprioli in punti diversi. E qui c'è una macchina di altre persone che stanno campeggiando. E noi si va. Magari prendo le chiavi. Dai, scegli. Scherzavo, raga, sono merenderos. Sono andato a fare la grigliata di mercoledì. Belli carichi, comunque. Non ho pesato lo zaino, anche se ho il coso per pesarlo dietro. Voi lo seguite, The Walking Nose? Mi sa che oggi lo batto. Lumachino! Che è pieno di lumache! Lo batto, sì. Lui viaggia super lightweight, super leggero, tipo 4,60 kg, che boh, ce l'ho solo di birra. Cazzo, ho preso solo una birra. Dai, basterà una birra. Basta una birra? Sì, dai, basta. 3 litri d'acqua, tutto il nuovo setup, il tarp, diciamo che il tarp è fondamentalmente inutile perché è bello, boh, stasera diluvio. Sono le 21:27, come ormai sapete c'è un botto di luce ancora e quindi questa cosa qua ti permette di svegliarti tardi e fare comunque il cazzo che ti pare perché queste giornate sono infinite. Io comunque le vorrei ancora più lunghe, ma non importa, questi sono dettagli. La situazione luce è questa. Ho legato Cherie perché qua siamo in una stradina, non è molto frequentata, però guardate che luce, raga, alle 21:38. Cherie! Cherie ha fatto la cacca in quest'area borghese, è tipo un campeggio, c'è un parcheggio molto più vicino, un chilometro, solo che è a pagamento di giorno dalle 8 alle 18 e si è fuori. Dai, Cherie! Piccolo cocker alla riscossa. Dai, piccola Scary! Dai! Dai! Quanta cacca hai fatto? Vieni qua, Vieni qua! Cherie! Vieni qua, Vieni qua! Dai, attraversiamo la strada! Dai, Cherie! Dai! Eccolo qua, il parcheggio a pagamento. Campeggio ovviamente vietato. Vabbè, cazzo me ne frega. Tanto qui non pago affitto. Non si paga di affitto. Scary! Parcheggio mega gigante. Probabilmente questa è una zona
turistica d'estate, adesso non c'è nessuno, però vabbè, almeno ho fatto un chilometro in più e non ho pagato il parcheggio. Vabbè, sentierino, un paio di chilometri dovremmo essere arrivati. Una roba molto molto easy, anche perché insomma sono le 21.45. Va bene che qui fa buio tardi, però insomma un pochino di scuro arriva qui al sud. Qua in bici è ciao. Secondo me, se uno si informa un po', si trovano anche dei sentieri, dei pistini da dirt. Di qua, guarda che sentiero, guarda che roba, guarda che terreno. Maronna, ho fatto la salita. Sono morto. Ma tipo 20 metri. Cazzo. Perché sto andando a tuono. Sì, no, vabbè, ma qua? Ma che? No, vabbè. No, ma guarda che spot. No. No, ma mi fermo qua io. Faccio pure per fare braciere il fuoco. Devastante. È fighissimo qua. E qui qualche coglione ha lasciato la propria traccia. Ma non so se andare a vedere là fino al mare. Qua è molto molto bello. Veramente molto. Scary, cosa vuoi fare? Dimmi te, decidi anche tu qua. Qua era da drone comunque. Vabbè, ma noi recupereremo. Adesso guardo un attimo la mappa e vi aggiorno. Ma non so bene cosa fare, perché qui c'è uno spot più bello dell'altro. Veramente una cosa allucinante. Cioè, boh. Cioè, ma che è sta roba? Sherry, ma cioè, è tutto bello qua. Facciamo 2 settimane in sto posto. Allora, facciamo che andiamo là in fondo e vediamo cosa troviamo. Noi esploriamo, vediamo. Cioè, guardate che bosco. Fighissimo. Niente, abbiamo deciso che non andiamo fino al promontorio, perché tanto poi lì si abbassa, magari vicino al mare ci sono comunque dei posti bellissimi per dormire. Però qui c'è la possibilità di avere una vista mozzafiato e quindi sarebbe un peccato non approfittarne. Dobbiamo solo trovare il pianoro giusto, perché ce ne sono alcuni fatti così. Cioè, più che altro non è... Cioè, tipo qua è fighissimo, ma non saprei dove mettere l'amaca. Perché comunque, sì, il cavo è lungo 2 metri da una parte, più o meno, 2 dall'altra. In più c'è l'amaca in mezzo. Però comunque è un limite. Cioè, non è che posso prendere 2 alberi distanti 10 metri e piazzarci l'amaca. E poi devono essere abbastanza grossi. Cioè, non è che posso prendere il ramoscello così, perché io sono un cinghiale e andrebbe tutto giù. Sarebbe divertente come scena per aprire il video. Wow, allora, Ciri, però aiutami anche tu, piccola scheria. Allora, lì c'era un posto, però cosa avevamo detto? Boh, non lo so. Andiamo, dobbiamo andare dall'altra parte, che c'è un'altra collinetta. Ah, vediamo, forse qua si vede che cosa. Non si capisce se l'ha aperto. Cioè, là è un po' più alto, però non si capisce se è tutto bosco così o se c'è qualcosa. Ah, adesso guardo su Google. Allora, Sherry, siamo tornati nel punto di prima, perché comunque è il più panoramico della zona. Questo è un signor spot. Allora, io adesso provo a montare l'amaca qua. Quei 2 alberi non sono molto grandi, quello nemmeno. Però, raga, ci provo. Vediamo. Figo è figo. Poi noi ci proviamo e vediamo. Dai, Sherry. Brava, Sherry. Allora, io dico che ce la faccio a montarla. Tu, Scary, cosa dici? Ci proviamo? Ma... Ok, non tiene. Ok. Ma do al pelo, raga, al pelo.
Mega fail, raga. Questi due alberi non tengono. Cazzarola. Bisogna dimagrire, Sherry. Come facciamo? Niente, raga. Bisogna cambiare spot. Così vi faccio vedere anche l'attacco rapido, guardate. Fai cos'ha? Ce lo fai passare con una mano, minchia. Tac, si stacca. Tu stacchi i due cordini, quello a sinistra e quello a destra, e sei a posto. Solo che il problema è che quello là l'ho appeso arrampicandomi un poco. E vaffanculo. Ok, amaca montata più o meno. Adesso ci sono questo dopo. Ok, allora poi si mettono questi che servono per avere un po' più di spazio sulla testa e ai piedi. Amaca piazzata, non so se mettere anche il tarp. A parte che c'è poco spazio per il tarp. Ma poi a me che me frega. Mica piove stasera, vero? Vuoi fare la pappa? La pappa!
vai a prenderla, è là il sacchetto blu. Vai a prendere la pappa, la pappina andiamo a prendere. Andiamo a prendere la pappina buona. Dov'è la pappina buona? La pappina buona. La pappina buona. Seduta lì, seduta. Iniziamo a mangiare quelli, poi vediamo. Vai a mangiare subito, eh. C'è solo quello, te lo dico. Bravo.